La domanda alla fine era cosa, come non l'ho mica capita io la domanda. Scusi, non l'ho capita. Il risultato di questa analisi, qual è? Cioè, nel futuro del cinema italiano, la donna nella commedia avrà un successo? L'ho capita. Si è incartato due suggeritori, capisci? Io spero, quando mi dicono che sono di questa generazione, naturalmente, che sono la prima, come stiamo a piedi? Che sono la prima donna. In realtà non sono la prima donna, però è vero a fare commedia da protagonista, però è vero che in questo momento mi danno questa possibilità. E sono, come dire, felice e grata di poterlo fare, grata ai produttori che mi hanno dato, a questa produzione peraltro, anche un'altra, che mi hanno dato questa possibilità e che hanno creduto nei miei progetti. Però è vero pure che questo parco mi sono aperto da sola, insieme alla mia squadra, quindi non sola, però insieme alla mia squadra, che ha creduto in me, cioè bisogna un po' insistere. E ho avuto la possibilità di interpretare questi ruoli non perché qualcuno me li abbia proposti, ma perché ho contribuito nella quarta parte, non ho dato una mano, non li ho fatti da sola, ma insieme ad altre tre persone me li sono scritti. E questo è stato possibile grazie ad un lavoro, diciamo così, dice dalle parti noi, di Digna, cioè Dignosa. E quindi ostinata, grazie a te che traduci in italiano. Però Digna rende bene. E quindi insomma ci ho messo questo, sono stata ostinata, quindi spero che grazie a questa mia ostinazione molte altre donne, magari molte altre attrici, magari più giovani, non debbano necessariamente essere così ostinate come lo sono stata io. Spero di aver aperto un varco e che ad altre persone vengano offerte, ad altre donne vengano offerti dei ruoli, che si comincia a pensare a dei ruoli femminili. Una donna X, una donna che anonima, diciamo così, senza particolare visibilità, se per esempio è madre, ha già in una sua giornata tantissime storie da raccontare. E la vita di una donna ora, contemporanea, del passato, ci sono tantissime storie, infinite storie da raccontare, perché fa 100.000 cose, perché lo sappiamo che deve far fronte a 1.000 impegni, deve arrivare alla fine della giornata dopo aver fatto dei giri incredibili. Una donna che fa un lavoro comune e che deve magari gestire una famiglia. E figuriamoci quante storie ci potrebbero essere sulle donne. Quindi non è stato fatto ottusamente, non è stato fatto finora. E questo non significa che i grandi protagonisti uomini non siano efficaci, che non vadano raccontati. Abbiamo citato Alberto Sordi, ma anche i nostri attori contemporanei sono belli da vedere e per fortuna ci sono. Spero che adesso vengano, che altri, ci siano altre donne tanto ostinate quanto lo sono stata io, e che le giovani generazioni non debbano necessariamente esserlo, perché si cominciano a pensare dei nuovi ruoli proprio per le donne. Prima di un'altra domanda, Alice, il microfono, noi ci conosciamo, stretto, ti faccio una domanda a bruciapelo, una domanda test, brutta, provocatoria. Se ti dicono che sei una donna con le palle, apprezzi o ti incazzi? Altra parola che ti potrebbe fare incazzare. Incazzo. Brava. Chissà perché dovete sempre essere apprezzate con attributi maschili. Esatto, gli attributi maschili non servono, una donna è forte, quindi con le palle significa forte, no? Come si parla così dei tori, significa forte. Io ho la mia forza e voglio mantenere la mia femminilità, che non è proprio una cosa, nel mio caso non è che sono proprio una pempa, però appunto quel briciolo di femminilità che ho me la tengo, ne sono fiera, orgogliosa e non voglio attributi maschili. Le donne sono straforti, lo sono sempre state, lo era mia nonna, lo era stata mia madre. E nessuno gli ha mai detto che arrivare le palle, per fortuna, quindi non voglio sentire.